Buonasera, benvenuti in TVA Notizie, l'autonomia in apertura del giornale, perché a prendere posizione adesso è anche Confindustria Vicenza. Il presidente Vescovi dice chiaro, questo governo non ce la darà. Scambi di accuse e dimissive nel fine settimana fra i presidenti di Lombardia e Veneto e il premier Conte. Il presidente del Consiglio diceva basta con gli insulti e rivendicava il lavoro fatto. Siamo feriti dalle parole di Conte, non firmiamo una farsa, vogliamo una vera autonomia, replicavano con una dura lettera aperta Attilio Fontana e Luca Zaia questa mattina dalle pagine dei giornali. Vogliamo si esca dall'ipocrisia che regna da oltre un anno, nessun contentino. A rincarare la dose è Confindustria. È il Nord scontento e deluso. Sono due anni che aspettiamo ed è un anno e più che continuano a procrastinare la cosa. Adesso manda una lettera che non vuol dire niente e che prende tempo. Secondo lei arriverà l'autonomia? Secondo me no. Non con questo governo, e dalle dichiarazioni delle ultime ore a pensarla così sono anche i membri stessi della maggioranza e del governo. Del resto slitta ancora la riunione ristretta sulle autonomie che avrebbe dovuto tenersi a Palazzo Chigi. Perché ho paura che ci sia una volontà di prendere tempo e di procrastinare e di proporre minestre annacquate. E noi le minestre annacquate non le vogliamo. Non si parli di nord ricco e sud povero, di cittadini di serie A e serie B. C'è solo chi vuole gestire correttamente le risorse e chi non lo vuole fare. Questa è una brutta manfrina che non vogliamo più sentire. Oggi già abbiamo un esempio di autonomia, che è quella della sanità. Non c'è l'autonomia del Veneto, non c'è l'autonomia della Lombardia o dell'Emilia Romagna, ma nella sanità tutte le regioni hanno un budget e hanno la gestione della sanità. Il problema, spiega il Presidente, è la mala gestio. Basta con questo sistema in cui si giustificano sempre appunto rendite di posizione, si giustificano sempre scelte non meritocratiche, questi costi standard, è così complicato farli dappertutto. Il mio auspicio è che il governo da subito dia vita alla sua proposta di autonomia. Se sarà una farsa, se sarà una finta autonomia, decisamente non possiamo firmarla. L'autonomia sempre più lontana.